Oggi 5 errori da evitare assolutamente nei compiti delle vacanze. Spero le vostre vacanze stiano andando bene, stiate cazzeggiando, vi state divertendo. Oggi video sui 5 errori da evitare assolutamente per non arrivare al 7 gennaio con l'acqua alla gola. Mettete like, lasciatemi un commento e cominciamo subito. Primo consiglio: non organizzarsi. Il classico è: ma sì, io lo so, l'ho fatto l'anno scorso, so tutto io, non mi devo organizzare, non c'è bisogno, so tutto, faccio i compiti tranquillamente, ma sì, ne ho pochi, ce la faccio. No, assolutamente no, perché non organizzarsi porta, e io ve lo assicuro, nelle vacanze il cazzeggio porta cazzeggio, nel senso il non far nulla porta a non far nulla, e quindi pensare ma sì, ce la faccio, ma sì, lo so, ma sì, ho soltanto matematica, storia, inglese, francese, fisica. Questo non vuol dire esaurirsi di studio ogni giorno o stare tutti i giorni 7 ore a fare i compiti, assolutamente no, anzi vuol proprio dire: io mi segno i giorni in cui assolutamente non faccio niente, ma poi mi segno i giorni in cui sicuramente farò i compiti, e in questo modo arriverò al 7-8 gennaio con i compiti perfettamente fatti e senza dovermi stancare in modo assurdo gli ultimi 3 giorni. Errore numero 2 da evitare assolutamente è fare i compiti tra i parenti. Un classico delle vacanze di Natale è che tipo hai il mondo in giro per casa, uno che canta, uno che suona, uno che citofona, uno che viene a salutare vostra madre, a bere il caffè, vi porta il regalo, vi dice qualcosa, e voi siete lì a fare i compiti. Assolutamente non fare i compiti tra un jingle bell, una telefonata, oppure una che mi scrive su WhatsApp. No, assolutamente no. Lo so che a volte è molto difficile durante le vacanze di Natale tipo isolarsi, però se avete la vostra stanza o la stanza dei vostri genitori, o magari una stanza in cui altre persone sanno che se devono entrare devono magari bussare, o io vi consiglio, io lo facevo sempre, attaccavo un foglio fuori dalla mia stanza dove scrivevo non entrare oppure bussare prima di entrare, così sapevano che ero in un momento in cui ero concentrata, non volevo essere disturbata, e ogni persona non entrava ogni 2 secondi a fare una cosa, a chiederne un'altra, e io facevo così, e io vi consiglierei di farlo, perché ok che siamo durante le vacanze, ma siamo sempre facendo i compiti. Bisogna distinguere la festa dai compiti. I compiti sono una cosa che chiedono concentrazione, silenzio, attenzione, e così non devono essere fatti durante il cenone di Capodanno. Non so se mi spiego, però sì, è molto importante quindi evitare di fare i compiti durante i party delle feste di Natale. Terzo errore: rimandare. Uno degli errori più classici che sono da evitare assolutamente è: sì, ok, li faccio domani, ma sì, li faccio gennaio, ma sì, li faccio domenica, e così continuiamo a rimandare, rimandiamo, e alla fine devo fare italiano oggi, ma sì, lo faccio domani, devo farlo domani, devo fare matematica, rimando, ma sì, lo faccio gennaio, e rimando. Alla fine continuiamo a rimandare perché ci crediamo super capaci di fare tutto, di avere tempo, che i compiti non sono lunghi, e poi diamo per scontato che ogni compito lo sappiamo fare, ci mettiamo meno tempo. Sbagliatissimo. Continuare a rimandare non fa altro che farci ritrovare gli ultimi giorni con una montagna di compiti e senza averli fatti, perché ve lo assicuro, rimandare è facilissimo, fare è molto più difficile. 4. Fare i compiti a pezzi. Evitare assolutamente di fare i compiti a pezzi. Cosa vuol dire? Vuol dire che quando siamo a casa nessuno ci obbliga a fare le cose come quando siamo a scuola, e così spesso ci viene da iniziare magari un esercizio di matematica, poi troviamo l'esercizio difficile, diciamo ok, vabbè, faccio scienze, poi iniziamo a studiare scienze, diciamo devo studiare 20 pagine, che palle, inizio a studiarne 5, mi dico vabbè, le farò e metto da parte. Questo è sbagliatissimo. Il problema è che so che quando siamo a casa magari le cose difficili le rimandiamo, le lasciamo a pezzi, quindi iniziamo a fare un po' di matematica, un po' di italiano, un po' di inglese, un po' di scienze, e facciamo un casino colossale, perché in questo modo non concludiamo niente, non finiamo niente, facciamo tutto a pezzi, e quindi alla fine è come se non avessimo fatto niente, perché poi magari domani ci dobbiamo rimettere lì, riaprire la stessa materia, riguardarla perché non ci ricordiamo più cosa abbiamo fatto, cosa non abbiamo fatto, e così perdiamo ancora del tempo la nostra mattinata
e il nostro pomeriggio. Se un giorno state facendo matematica, e matematica proprio è difficile, magari non vi viene, stateci, concentratevi, magari leggete la teoria, cercate di finire matematica. Primo, perché è una mega soddisfazione, poi direte ok, matematica fatta. E poi perché così vi portate veramente avanti con i compiti. Perché se lasciate continuamente a pezzi l'esercizio di inglese, l'esercizio di matematica, l'esercizio di francese, l'esercizio di tedesco, alla fine vi troverete un casino di cose fatte a metà, quindi non fatte, che dovrete rifare totalmente da capo. 5. Non sfruttare il tempo di noia. Una cosa da evitare assolutamente è non sfruttare i momenti di noia. Quante volte in questi giorni di vacanza vi è capitato di dire che noia, non so cosa fare, e magari siete sul divano che non sapete come passare il pomeriggio e state lì, non fate niente, oppure magari sì, perdete tempo su internet, Instagram, ok. No, quando avete dei tempi di noia che non sapete cosa fare, magari non c'è nessuno, la giornata è pessima, usate questo tempo per fare i compiti, perché in 14 giorni di vacanze sicuramente ci saranno momenti in cui non sapete cosa fare. Lo so che dire non so cosa fare durante le vacanze e mettersi a fare i compiti non è proprio la cosa migliore che uno vuole fare, però se abbiamo tanti compiti vi aiuta a portarvi avanti. Così se tu non sai cosa fare, un giorno sei sul divano, non sai cosa fare, dici ok dai, faccio qualche compito, magari fai anche quelli più semplici, quelli più veloci, per esempio se ti piacciono le lingue, a me inglese piaceva molto, quindi magari mi sarei messa a fare inglese, ti metti lì, fai gli esercizi di inglese e così ti porti avanti. Oppure se andate via con i vostri genitori o andate dai parenti, è sbagliatissimo non portarsi i compiti mentre andate via, portatevi i compiti perché magari siete in giro oppure siete in montagna in hotel, la giornata tipo nevica tantissimo, non sapete cosa fare, e allora tirate fuori i compiti e vi mettete a fare i compiti, perché tutti questi momenti messi insieme e sfruttati vi fanno portare super avanti con i compiti. E questo è tutto per oggi, spero questo video vi sia piaciuto, vi sia stato utile, grazie mille per aver visto questo video e attivarci, ci vediamo al prossimo video, ciao!